Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Come ho detto ieri, penso che questa sia innanzitutto una buona notizia per il presidente Berlusconi, per la sua famiglia, ma anche per le istituzioni. Naturalmente noi dobbiamo aprire una riflessione, lo dico subito, ieri si sono aperte una serie di riflessioni anche sul fatto di istituire una commissione d'inchiesta. Io personalmente non sarei d'accordo su questo punto. Quello che diciamo, mi preme... è stata Forza Italia che ha ventilato l'ipotesi di istituire, si è chiesto di istituire una commissione d'inchiesta sui magistrati proprio su, che hanno credo indagato. Credo mi che pare sare... poi osnato ho visto Fratelli d'Italia molto freddi. Sì, io l'ho detto, cioè deve fare una larghissima riflessione non solo in sede politica, poi insomma creare commissioni ad hoc per fare ulteriori processi, usiamo questo termine, mi sembra eccessivo. C'è un organo di autogoverno della magistratura che dovrà riflettere anche se è produttivo per la giustizia e quindi per il bene comune fare processi di questo tipo che durano così tanti anni e che evidentemente non avevano molto senso neanche di partire, ma però una qui commissione, mi pare che diciamo, il meccanismo abbia funzionato, non vedo se no, c'è un giudice che ha infatti, stabilito. A mio modo di vedere, le commissioni d'inchiesta sui casi specifici giudiziari non sono, diciamo, da auspicare. Io penso che invece ci sia un ragionamento aperto su due fronti. Il primo fronte è il tema di una riforma seria della giustizia. Lo dico, diciamo, all'esponente di Fratelli d'Italia: fate lavorare il ministro Nordio, portate una riforma seria al Parlamento e confrontiamoci nel merito, diciamo, delle questioni di giustizia. Perché è giusto che i processi non durino tantissimo e perché ci sia un approccio garantista in questo Paese. E l'altro tema invece riguarda la politica. Una riflessione per tutti noi, lo dico, diciamo, trasversalmente, su un utilizzo delle vicende giudiziarie a fini politici deve essere fatto in questo Paese. Chi vi parla è una persona che ha avuto, diciamo, una vicenda giudiziaria anche molto complessa legata... È stata Raffaella Paita, assessore alla protezione civile a Genova, ha avuto un processo, per omicidio quando colposo. C'è stata l'alluvione, il Bisagno, omicidio colposo, esatto. Perché... Sono stata assolta in tutti i gradi di giudizio, con sentenza passata in giudicato. Ricordo la mia vicenda, ricordo le altre vicende. La politica deve prendere atto che non si può contrastare un avversario, quale esso sia, anche Silvio Berlusconi, per motivazioni di carattere giudiziario. Bisogna che questo tema, diciamo così, di una politica che abbia, diciamo così, un saldo principio di garantismo, finalmente in questo Paese prevalga. Berlusconi è il tipico esempio di chi in fondo, diciamo, su questi temi ha avuto veramente tanti contrasti e poi alla fine, diciamo così, come dire, le cose imputabili, diciamo, a Berlusconi sono altre, sono le sue posizioni politiche, per esempio sul tema, diciamo così, del conflitto in Ucraina. Però fermiamoci un momento, perché io credo, allora, intanto perché forse... c'è il Rubi 1 e il Rubi 2, quindi in cui... In...